Grazie al bellissimo servizio andato in onda sulla vostra emittente Trincee, si è aperto uno squarcio sulla situazione, sul grave situazione di degrado in atto a Marina di Acate. In questi giorni c'è stata la visita ispettiva dell'ARPA Palermo e del Comando Carabinieri, della Capitaneria di Porto e dell'Assessorato regionale. E si sta evidenziando tramite la magistratura le cause di questo disastro ambientale e soprattutto se ci sono state delle negligenze da parte di chi doveva controllare ed evidentemente non lo ha fatto. Nota dolente è stata un'uscita infelice del presidente del Consiglio Comunale di Acate, che addirittura mi ha accusato di aver gettato fango a causa di questo servizio e di altre denunce sul nostro territorio, e addirittura di promuovere in maniera sarcastica la tassa zingaro, cioè praticamente chi denuncia paga anche per gli altri. Io vorrei lanciare un messaggio a tutti, anche gli amici di Gela: noi viviamo fra due fuochi, voi vivete fra due fuochi, i vostri figli, da un lato il petrolchimico, dall'altro questo disastro ambientale. Combattiamo tutti insieme per tutelare il nostro territorio, per tutelare la salute dei nostri figli. Questo è purtroppo il risultato di decenni di negligenza da parte di tutti. Non abbiamo una via di ritorno, eh? Siamo arrivati ormai al capolinea.